Buon giovedì, ore 21, sono gli ultimi 105 minuti per noi almeno della stagione, una stagione lunga, ultima puntata per questo 2021 di Velo, la rubrica di TV6 dedicata al mondo del ciclismo. Un ciclismo che anche a ottobre inoltrato ci regala grandi gioie. Poco fa la vittoria del quartetto azzurro nell'inseguimento, Bertazzo, Consonni, Milan e Filippo Ganna contro la Francia, poi ci sarà anche la finale femminile, le ragazze del quartetto rosa hanno raggiunto l'ultimo atto, qualche ora fa c'era stato l'oro di Martina Fidanza nello scratch, però noi questa sera ovviamente faremo un po' un rewind, metteremo il nastro all'indietro per rivivere tutto quello che abbiamo vissuto in questa stagione, per raccontarvela, per descrivervela, per riviverla un po' insieme. In attesa poi, chissà se a Natale poi insomma ci rivedremo ancora. E quindi non chiudo per questo 2021, almeno sulla carta, ma poi chiederemo a chi ne sa più di me se chiudiamo stasera per questo 2021 oppure no. Lo faremo con i nostri ospiti, un po' in studio, alcuni si collegheranno, lo faremo ovviamente con la sapiente regia di Maurizio Daguì, che saluto e che ringrazio, che è scontento più di tutti che questa sera finiamo, e ovviamente lo faremo insieme a voi al 392-623-7060, WhatsApp, SMS e sulle nostre dirette Facebook che potete seguire se magari siete fuori casa, avete uno smartphone o un tablet, sia sulla pagina di TV6 che su quella di Velo. Io ripeto pedissequamente da 34 puntate la stessa cosa, sembra un deficiente, ma è solo per ricordarlo sempre che avete tanti modi per seguirci. Ultima puntata e allora comincio a salutare gli ospiti. Come di consueto, parto da chi rende possibile questa trasmissione da tantissimi anni, anche quest'anno forse ci siamo divertiti più degli altri, più di tutti gli altri anni messi insieme, Luciano Robottini. Ciao Luciano, buon giovedì. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Diciamo che ci siamo divertiti perché veramente quest'anno il ciclismo ci ha regalato delle grandissime emozioni e questa sera cercheremo un po' di ricordare tutto quello che è successo in questa stagione. Peraltro abbiamo fatto anche una clip del meglio di, in chiave un po', diciamo, Ironica. simpatica, ironica, simpatica, poi ve lo faremo vedere. E poi ci torna a trovare a distanza di una settimana, ma è stato convocato quasi di forza. Stefano Giuliani, ciao Stefano. Ben ritrovati. E poi invece alla mia sinistra Pasquale Di Roberto, ciao Pasquale. Buonasera Iaco, buonasera a tutti i vostri ospiti e grazie a Luciano che questa sera mi ha permesso di essere qui presente con voi. È un piacere, è un piacere. E poi, hai detto da una sitcom argentina? Live dallo set di una sitcom, da una telenovelas argentina? Sì. Vuoi presentarlo te? Scenografia del grande Riccardo Magrini. Adesso ha iniziato a fare anche delle telenovelas e quindi lo seguiremo da questa puntata in Poi, poi. cioè lui inizia a novembre Ah, questa è adesso. l'anteprima. Questo, ok, questo è il promo, diciamo, e Promo. poi da novembre parte questa nuova sitcom che lo vedrà impegnare, una specie di Topazio, Grecia Colmenares, insomma, per chi ha un po' di memoria. Ciao Riccardo, dalla Maremma. Buonasera a tutti. Sì, sono ospite qui da amici in Maremma perché, come vedete dietro alle mie spalle, sabato andremo a scalare il muro del Pirata. Lo sapete tutti, il Pirata veniva sempre in Maremma ad allenarsi d'inverno, soprattutto perché c'è un clima fantastico. Vicino a Saturnia, località nascosta perché non posso svelare il set dove è preciso perché sennò poi arrivano tutti i fan Certo. e quindi non posso, però diciamo che sono a Quercialta, località Quercialta vicino Manciano e quindi come vedete l'atmosfera è molto calda. E poi non vi nascondo che io penso siano 200 biscotti fatti dalla mamma di Andrea che qui mi dicono mangiami, 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 mangiami. mangiami. Sono a dieta e sto zitto, sto buono. Ok, te hai i biscotti. Noi invece questa sera,
perché quando è arrivato Luciano, arriva sempre intorno alle 20, ho detto guarda, ti faccio vedere che cosa ho preparato per questa sera, quelle famose clip di riassunto, no? Insomma, è stato un pomeriggio intenso di montaggio, per chi si intende un po' di video editing, devo dire sono state 3-4 ore veramente molto molto intense, e ha detto non sai cosa ti ho preparato io. E che cosa ci aveva preparato? Maurizio, mi fa vedere la foto? E però non le aveva preparate lui, e quindi ringrazio la signora Loredana che è sempre gentilissima, ci consente di non essere a digiuno, diciamo, voleva spacciare per il fatto che le avesse preparate lui queste cose, invece lo abbiamo subito smentito. Comunque grazie veramente a Loredana che è sempre gentilissima. Noi ci fermiamo, Maurizio, sono già andato a 5 minuti, ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale perché tra poco facciamo il resoconto di tutta la stagione 2021 nella puntata numero 34 di Verona, tra poco. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te.
Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Ultima puntata di questa stagione di Velo, la rubrica di TV6 interamente dedicata al mondo del ciclismo. Come detto nell'anteprima, la bella notizia è la vittoria degli azzurri nell'inseguimento pista, il quartetto, possiamo vedere tra poco anche la foto, insomma si conferma il settore pista davvero una delle più grandi gioie di questa, delle due ruote in salsa tricolore. Complimenti ai ragazzi, veramente un cammino straordinario. Speriamo che le ragazze possano fare altrettanto nella finale che si giocheranno contro la Germania. 3:47:192 per Jonathan Milan, Bertazzo, Consonni e Ganna. Come detto, battuta la Francia. Intanto cominciano a scriverci già. Buonasera, a proposito del Pirata, perché Riccardo ha dietro l'insegna muro del Pirata, vorrei citare il film, il migliore che ho avuto la possibilità di vedere al cinema in uno dei giorni dedicati al Pantani Days, a tratti commovente. Qualcuno degli ospiti lo ha visto, io no, non ancora. Voi l'avete visto? No, no. Te Riccardo? Lo vedrò sabato proprio in occasione di questa manifestazione che viene fatta proprio qui a Saturnia, grazie a Saturnia Bike che ha organizzato tutto questo, queste due giorni, perché ci sarà appunto una cronoscalata non competitiva con dei chip che chiarificheranno chi andrà più forte, ma è proprio una cosa goliardica sul muro tanto caro a Marco. Nel pomeriggio ci sarà la proiezione del film verso le 5 nel cinema di Manciano. La sera faremo una cena con tutti quelli che hanno partecipato alla cronoscalata, e poi la domenica mattina faremo una pedalata tutti insieme. Ci sarà Alessandro Petacchi e anche Alessandro Ballan, ci sarà anche Vladimir Belli, e lì ci sarà la sfida vera, perché io e Belun avremo così, tanto per gradire, due biciclette BMC della serie assistita, e quindi siamo armi pari. Penso di vincere facilmente, però questo è un fatto sì, secondario. Certo, certo, mi pare ovvio. Luciano, siccome poi dobbiamo andare a vedere la prima parte della clip che abbiamo... Perché, scusa, no, scusami, ma no, perché, no. Perché no, ho notato dell'ilarità. Ecco, no, 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 assolutamente. Non è che è l'ultima puntata, no. E deve essere una puntata segnata anche dall'ironia, dalla goliardia e dalle risate. Perché è lo spirito dell'ultima dell'ultima, perché se no uno si intristisce. Io già ho il cammino dietro, il caminetto che già fa quel romanticismo che strappa lacrime. Ma voglio dire, perché ho notato questo, come per dire, per questo soprattutto perché non era inquadrato Luciano Rabottini. Ecco, io vorrei sapere a Luciano perché ha fatto questa espressione di larità. Cioè, perché Riccardo, il conduttore non crede nei tuoi mezzi, capito? Ecco. Questo non capisce il ciclismo. No, guarda, vi faccio vedere una foto a proposito di mezzi. Vi faccio vedere una foto che, allora, l'altro giorno, io sfogliando un po' sui social, Maurizio me la fai vedere, a un certo punto mi appare una foto, sai, scrollando nella timeline, e ho detto, ma io questi due li conosco, no? Sì, ma sempre, sono senza un braccio. Questi due li conosco, guarda che chi foto mi appaio. È questa qua?
Guarda che mi appare. Questa, Riccardo, mi sa che era una partenza di un giro di Toscana da... Tu avevi smesso l'anno prima, probabilmente, o due anni prima. Mi sa che Montecatini, questa, la partenza di un giro di Toscana. Mi sa di sì, però è una foto un po' strana, perché dove ce l'ho il braccio sinistro? Te lo stavo per chiedere. Non lo so, perché cioè, sembra c'è che... C'era una sigaretta. Ah, è vero. Sì, è vero. Stavi nascondendo. Io faccio... Stavi nascondendo. Io ti segnalo la gamba estremamente competitiva del signore sulla sinistra. Possiamo scendere un po', Maurizio? Cioè, guarda, attenzione, cioè, nemmeno Pogacar dei tempi... Cioè, del momento di forma assoluta ha una gamba del genere. È un po' di dinamite. Già la bicicletta senza fili fuori, capito? Sì. Era già performante. Quella Benotto pesava 11 kg e mezzo. Ora 11 kg. No? Cioè, però hai ragione, Stefano, probabilmente avevo... Allora sigaretta. Ma perché lo fa pure lui? Perché lo fai pure te, Quindi sì, anche te vieni mutilato in alcune foto. Oh ragazzi... Luciano, innanzitutto che stagione è stata? Poi vediamo la prima parte della clip. Ma secondo me è stata una stagione inaspettata, se lo vogliamo anche definire così, perché innanzitutto il ciclismo italiano ha rialzato un po' la testa, siamo venuti fuori con delle belle prestazioni, abbiamo vinto una Parigi-Roubaix, e forse la Roubaix era proprio l'ultima corsa che mi potessi aspettare. Però siamo venuti fuori veramente con una stagione agonistica a 360 gradi veramente interessanti, ma soprattutto da metà stagione al finale di stagione abbiamo visto delle manifestazioni agonisticamente effervescenti. Questo ha fatto piacere soprattutto anche al pubblico che ci vede casualmente, vede le corse di biciclette. Sì. Normalmente noi appassionati vediamo tutto e di più, però abbiamo visto un grandissimo giro, tour, vuelta, quindi con delle vittorie di personaggi che sono di riferimento in questo momento nel ciclismo internazionale. Però con l'aspetto agonistico che ci ha impressionato, in effetti a volte anche con Stefano ne parliamo di quest'annata ciclistica, e secondo me veramente un'annata dove vedendo queste manifestazioni di questo livello abbiamo riportato un pubblico che magari era un po' assente al nostro sport, quindi il pubblico si è divertito, si sono confermati specialmente nelle corse a tappi i corridori più forti al mondo, con Bernal, Pogačar, Roglic, che si hanno fatto fuori il giro, il tour e la vuelta. E quindi probabilmente, se queste sono le aspettative, il prossimo anno vedremo veramente una stagione con i fiocchi. Quindi mi sono divertito molto e i risultati ci hanno dato anche ragione. Ti sei divertito molto? Ci siamo divertiti molto. E allora noi ci rivediamo. La prima parte... Sono due clip, poi la seconda parte la vediamo dopo. Io ho messo insieme, ho fatto un po' un collage, non della stagione, sarebbe stato troppo semplice, no, delle parti un po' più divertenti di questa stagione televisiva. Ci vediamo la prima parte. Ben ritrovati, a distanza di qualche mese riparte una nuova stagione insieme, quella di Velo. Avete fatto una bellissima poltrona, sto comodo. Ben ritrovato. Buonasera a tutti, ciao Jacopo, buonasera a tutti, ciao Luciano. Valentino. Ah ecco, buona serata a Valentino. Ciao, ciao Valentino. Tu quanti anni è che sei? veramente da pezzo di Emmerdal. Ecco, veramente. Come se non lo sapessi, no? Era di tutti. Per Ruggero c'ho l'asino. Scusami, Van Avermaet. Tutti questi van
Van Magren, è certo, appunto, io sono Rick Van Magren, quindi insomma adesso sono Rick Van... il con delle squadre anche modeste, perché tu sai, Roberto, che la nostra squadra non era lo squadrone di quei tempi dove c'era veramente squadre, la Panasonic all'estero, in Italia. Che stai dicendo, Rambo? Che stai dicendo? Quello è lo squadrone. Ma noi eravamo uno squadrone, oh! Sì. Ma che dici? Ma io avevo Rabottini, avevo Magrini, avevo Vincoletto, avevo Van de Velde, avevo Van Impe. Algeri, bravo, Algeri campione d'Italia. No, no, non mi sono perso niente, non mi sono perso niente. Quindi hai sentito? Ho sentito che si va fino alle 10.45. Sì, esatto. Ce l'abbiamo fatta, ma ce l'abbiamo quasi. Ma non sai quando mi costa. Esatto. No. È James Wood, no, glielo dico sempre, assomiglia a James Wood, c'era una volta in America. No? Sì, è vero. Sì, ma scusami, c'avevi quella magliettina lì oggi? Anche quando facevi la telecronaca? No. È perché i piaceri sono quelli che essere ospite nella nostra trasmissione, immagino. Mi metto lì la sera, lo faccio ridere un po', lo rilasso con le mie bischerate, poi dopo lui va a letto, dorme, la mattina si sveglia presto, va a lavorare come normalmente fa, e io poi faccio le battute la sera. Certo. No, potrebbe fare Franci, no? Se si può fare qualche volta. Però è arrivato oggi questo Greg più magro uguale zero sbatti in labbro. Visto che questa l'abbiamo definita una trasmissione di servizio anche a scopo sociale, Valentino, ti diamo una comunicazione direttamente da Luciano, che sono disposto a venirti a prenderti e portarti a casa. Ecco, Valentino, qua. Quindi non ti preoccupare, fra 10 minuti sono libero e sono da te. Prima finiamo e prima ti viene a recuperare. 50 milioni di... 50 milioni di euro, magro. Certo, anche perché quando ha detto 50 milioni di euro e ti ha nominato sei sprofondato sulla poltrona, non so se è perché ci stai comodo o perché hai avuto col manager da Sky somigliamo, sì tapparella, Luciano, la tapparella. Hai una tapparella, la finestra, ha preso sta finestra, l'hai buttata giù. Noi eravamo sul mare e questa finestra galleggiava. Tapparella galleggiava sul mare. Posso lanciarmi in un pronostico, un po' come quello che ha fatto Riccardo prima? Vince un italiano, credo, così a naso. Beh, più o meno. Ti fa male il caso a te, c'avevi la passata sì, nei capelli. Come si chiama la chat? Trattore? No, la chat si chiama Livigno, Italiani a Livigno si chiama. TV6 vi ha presentato metà stagione, perché ci troviamo ancora a metà, di risate parlando di ciclismo. Insomma, ci siamo divertiti, continui ad assomigliare a Dave Brailsford. A parte il budget. Ecco. Insomma, rivedendo un po' questa stagione, Luciano, ti sei divertito? Ma ci siamo divertiti, no, soprattutto... non dal punto di vista ciclistico, io dico dal punto di vista televisivo. Sì, televisivo, ci siamo divertiti sei perché... sei uscito fuori quasi come la persona più sana di mente dei tre, che insomma... Lo sono effettivamente, certo, perché ovviamente stare in compagnia di questi disgraziati sì. ci vuole poco uscire di testa. No, mi sono divertito perché poi le puntate sono state anche piacevole. Perché? Perché si andava a commentare anche quello che era successo magari nei giorni precedenti, quindi analizzare le vittorie, quindi queste vittorie, questo bel momento del ciclismo ci ha portato anche a fare puntate satiriche e interessanti. Poi, cosa dire, quando abbiamo Riccardo Magrini, Stefano Giuliani, che sono... gli attori principali del ciclismo quando lo hanno fatto agonisticamente, però loro sono rimasti nell'ambiente e poi il ciclismo va sempre intrapreso con quel pizzico di ironia, perché altrimenti sarebbe veramente complicato portare progetti. È vero, Stefano?
No, penso che sia andata sempre più difficile, e quindi se non ci si mette un po' di ironia si va alla partenza a fare le comparse, quindi ci vuole sdrammatizzare e sempre con determinazione, perché non è detto che se uno lavora col sorriso non insegni niente, ci sono metodi che funzionano, la differenza purtroppo oggi lo fanno i budget, però io sono contento di essere ancora motivato. E per te che stagione è stata effettivamente? Perché portare a casa 4 vittorie con un team con un piccolo budget e confrontarsi a volte con team con grandissimi budget, grandissimi corridori. La forbice è molto più larga, già l'avevo detto, quindi diventa ancora più difficile motivare i ragazzi, perché io penso che poi magari ci può accennare qualcosa che chi lavora con i ragazzi più giovani. Ci sono delle grandi aspettative, vedendo in televisione sembra facile. Oggi vedevamo il quartetto, che media hanno portato, mi sembra, sopra a 60, non voglio dire cavolate. Dopo lo controlliamo. Peraltro medaglia d'argento per il quartetto femminile, ha vinto la Germania. Quindi è diventato... Qualsiasi sport è diventato esasperato e purtroppo viene premiato il primo, già a volte secondo o terzo una sconfitta. E questo non va bene, perché poi sotto un aspetto sociale pure c'è qualcuno che insomma arriva ultimo, qualcuno che va in fuga. Una volta era più facile, c'avevi più spazio. Negli ultimi anni sta diventando sempre più difficile e non nascondo che a volte è frustrante, però il carattere, le motivazioni ti portano a fare di più. Io sono soddisfatto della squadra, sono sincero, mi aspettavo un po' di più, perché poi non era una vera continentale di Under 23, quindi corridori professionali con dei bei curriculum, e diciamo che proprio con sincerità mi aspettavo un po' più di cattiveria, un po' più di rabbia, di fame. Purtroppo non c'è stato, ma io lo capisco pure, perché il ciclismo è migliorato. L'importante, Stefano, che i tuoi sponsor sono soddisfatti complessivamente di questa vostra stagione. Ma io devo dire che sono ripartito da zero, mi piace soffrire, l'ho detto tante volte, perché se no si trova soluzioni più facili di essere magari un componente di una squadra, fai il tuo, finisce là. Mi piace sempre quelle sfide quasi impossibili. Devo dire che io, più che sponsor, sono oramai una famiglia. Fanno ciclismo forse perché ci sono io, magari se no farebbero investimenti diversi per altri sport, e questo mi dà motivazione, perché significa che la strada è giusta. Non è facile arrivare a budget importanti, però sono contenti e soddisfatti, ma soprattutto mi danno piena fiducia e piena libertà nelle scelte sia degli atleti, dei calendari e quant'altro. Io per ripagarli cerco di fare sempre, come dico agli atleti, non basta il 100%, adesso devi fare il 130%, così mi succede con la squadra, così mi succede col Matteotti, perché poi programmare 3, 4 anni, 5 anni non c'è questa possibilità. La stessa cosa il Matteotti, che dico spesso che bisogna pianificare questo inverno. E molto probabilmente organizzeremo una cena, sperando che il buon Riccardo Magrini viene giù a Pescara, perché veramente darebbe quel tocco, quella magia a una serata non solo di ciclismo, perché ci vuole. E quindi fai grandi sacrifici, non vedi un grande ritorno, perché purtroppo il budget nel calcio, nel ciclismo, qualsiasi cosa oggi fa la differenza. Però veramente sono soddisfatto, perché quest'anno è stato per me forse l'anno più difficile da quando sono nel ciclismo. Apparentemente può sembrare semplice, abbiamo fatto il Matteotti, ci hanno fatto i complimenti, con la squadra comunque siamo andati bene, pure il Sicilia abbiamo chiuso, magari io sono ambizioso, ho costruito una squadra compatta per fare le volate, però un settimo posto di Guardini, un quarto posto dell'Abruzzese Onesti, abbiamo fatto un'ottima stagione per quello che è oggi il livello nel ciclismo. Certo. Oh, Riccardo, non ho chiesto a te se ti sei divertito, non nella stagione ciclistica, chiaramente sì, perché mi pare abbastanza napolitano. Se poi vediamo anche la seconda parte, ce ne sono tante di cose, alcune ho dovute togliere perché veramente era una volta, ogni tanto mi dice Maurizio il giorno dopo, una volta era una trasmissione seria questa, dove si parlava di ciclismo in maniera forbita, senza...
adesso invece è andato... Non dovevate coinvolgermi. Certo! Rimaneva seria, se non c'ero rimaneva seria, poi mi avete coinvolto e non poteva essere altrimenti. Mi sono divertito tantissimo, spero che l'ideatore della trasmissione mi riconvochi e mi rifaccia la convocazione anche per il prossimo anno, sarei felice. Puntiamo alle 2 ore naturalmente, perché cioè, questo sì, si può, cioè, abbiamo già fatto un passo avanti quest'anno con, ho visto nella clip l'esultanza, mi ricordo che quel giorno lì venivo da, sì, da una, eravamo nella prima di una di della, buonanotte, domani lo dico, vedi, sono eri già... andato, se non erro, a fare il sopralluogo all'Alpe di Mera. Sì, ero andato a fare il sopralluogo all'Alpe di Mera, però ero stato anche a Gattinara, sì, dove avevo bevuto un buon vino, come quello che ho bevuto stasera, e quindi di conseguenza, ecco, che non mi arrivano bene, so il lessico un po' calante. Però sì, mi sono divertito tantissimo e ritengo, l'ho già detto, l'ho detto in altre occasioni, devo fare i complimenti sia a Luciano, che sono ormai 20 anni che fa questa trasmissione, che serve al ciclismo in modo particolare, anche e soprattutto nelle giovani leve, perché comunque parlare di ciclismo è sempre più raro, e in televisione soprattutto, come approfondimento. Per le gare no, perché basta guardare Eurosport, e chiaramente noi abbiamo fatto, credo, mi sembra che si facesse un conto di 180-190 giornate di corsa quest'anno, quindi le abbiamo fatte tutte, quasi tutte. Però fa bene parlare di ciclismo, approfondire anche le varie tematiche, i vari argomenti, e devo fare complimenti a Luciano, che ha trovato un conduttore un po' scarso, però devo, sì, dire che... Quella è l'unica pecca della trasmissione. L'unica pecca, perché la regia è perfetta, sì. Maurizio è veramente bravo. No, devo fare complimenti anche a te, Jacopo, veramente, siete veramente molto bravi, e un po', insomma, di televisione ne ho girate un po', quindi mi manca solo quella, la mamma, però ecco, sulle televisioni, su Sky, su Mediaset... la nostra naturalmente, Discovery e quant'altro, insomma un po' di televisione, un po' di regie e un po' di cose ne ho viste. Devo dire, devo fare complimenti a questa televisione che sa fare le trasmissioni, e questa è una bella trasmissione dove io mi ci sento, non è una leccata, perché tanto l'ideatore della trasmissione non è che aumenta, cioè io mi basta 2 biscotti, sono a posto, insomma, quindi va bene lo stesso. Non è una leccata, è veramente quello che penso, e Luciano lo sa, gliel'ho detto anche, a te, a Jacopo, in maniera privata, però questo lo voglio dire proprio a tutti, perché oltretutto c'è un bel pubblico, fra le altre cose... in questi giorni ero con Sara Simeoni e Erminio Azzaro, che sono innamorati dell'Abruzzo, e mi ha detto: ah sì, bene, salutami l'Abruzzo, non so per quali motivi, però mi ha detto di salutarvi, e quindi bene, c'è qualcuno che sta arrivando, sì, con un abito, non so, ma si era già sposata, mi sembrava, beh, comunque, vabbè, non voglio svelare, mi sembra che sia, io sono Maremma, però, cioè, lei... Ciao Magro! Ciao Marta, ma questo è un matrimonio? Mi sono risposata, tra l'altro sono in un locale proprio total white, quindi potrei fare invidia degli amici, bellissimo. E quindi mi sono messa a tema. Hai fatto benissimo. Ciao Marta, ben rivista. Ciao, grazie. Ciao, Marta. Ciao. Ovviamente con te vogliamo anche un po' analizzare la stagione tua e anche delle donne coronata. Poco fa è arrivato l'argento nell'inseguimento pista, ma coronata dal mondiale di Elisa Balsamo. Ecco, che tipo di stagione è stata per te?
Allora, è partita abbastanza male perché ho avuto un po' di problematiche fisiche, quindi insomma mononucleosi, citomegalovirus, poi con il Covid ho sofferto tantissimo questa situazione e poi dopo ho avuto una ripresa abbastanza, direi, importante, quindi forse anche la convocazione olimpica mi ha dato una carica in più e poi tutta la seconda parte di stagione con il mondiale, come avete detto, poi l'ultima classica la Roubaix, insomma 5 vittorie, non male dai, per essere una vecchietta. mi accontento, è andata, diciamo, abbastanza bene poi sul finale. Caspita, se tutte le vecchiette sono così, accidenti, ad avercene. Marta, ma... io volevo... Dimmi. Sì, ditemi. No, nulla, dicevo, sai, poi dopo ogni anno sempre la stessa storia. Il prossimo anno smetto, ma tutti mi dicono se ancora vinci fai fatica a smettere. Ecco, allora, quindi ci dai questa notizia questa sera, non smetti. Allora... di concreto non c'è ancora nulla, effettivamente non ho ancora firmato nulla, mi vedo su tutte, diciamo, le locandine di questa nuova squadra, vi posso assicurare che è vero che la mia squadra è stata acquistata dalla UAE, quindi la UAE attuale maschile avrà anche la parte femminile e ho un accordo verbale con loro, mi auguro di finalizzarlo a breve anche cartaceo perché a me piace l'inchiostro su un foglio bianco e dopodiché vi posso dire se è vero o no, insomma, però se dovesse essere così ovviamente sarà un anno dove mi è stato chiesto un po' di lanciare questo nuovo progetto, ne sono molto orgogliosa perché la UAE, come sapete tutti, è una delle squadre più forti al mondo, con i più forti corridori, quindi insomma fiancheggiare queste persone con tanta, diciamo, esperienza non mi può che fare onore. Luciano? Ciao Marta, innanzitutto ti ringrazio. Ciao Luciano. Per il tuo intervento. Noi ci auguriamo che innanzitutto non smetti il prossimo anno, c'è il tempo per smettere e speriamo che tu possa ancora continuare una stagione, se non due. Però nel prossimo futuro, il giorno che smetterai, secondo me un atleta come te, che oramai hai parecchi anni agonistici sulle spalle, ma soprattutto hai grandissima esperienza, ritieni che ci possa essere a livello dirigenziale un ruolo importante anche per te in questo ciclismo femminile che mi sembra che sta crescendo veramente molto alla grande? Allora, sarei molto orgogliosa di questo ruolo e questa carica, ovviamente il tutto dovrà essere studiato con il mio gruppo sportivo Le Fiamme Azzurre, che ricopro, diciamo, ormai da tantissimi anni, quindi credo che una volta che abbiamo deciso insieme a loro cosa farò da grande, sicuramente sarà un ruolo che, perché no, da considerare e da valutare in un futuro. Mi piacerebbe mettere ancora in atto la mia esperienza per le giovani, l'abbiamo constatato al mondiale che a volte non bastano solo le gambe ma ci vuole esperienza e testa e questo come è stato insegnato a me quando ero piccola, ho vinto un mondiale a 19 anni, potrei insegnarlo a una giovane e infatti poi abbiamo messo in atto tutto quello che era necessario per riportarci a casa la maglia dopo 10 anni, quindi perché no, insomma sarebbe un ruolo da considerare anche questo, per il momento farò ancora l'atleta e sono orgogliosa anche di questo ruolo qui. Marta, in quest'ultimo periodo sta crescendo in Abruzzo un atleta che la stiamo seguendo, ma la sta seguendo un po' il ciclismo sia nazionale che internazionale, la Gaia Realini. Non so se la conosci bene, però effettivamente sta dando dei risultati anche in prospettiva. Che tipo di atleta è questa giovanissima ragazza? Potrebbe essere la ragazza che possa ereditare il tuo ruolo nel ciclismo femminile in Abruzzo?
Allora, Gaia la conosco, diciamo, molto poco, ci siamo allenate qualche volta insieme, però non ho, diciamo, un quadro ancora chiaro. Abbiamo anche corso poco perché lei ha, diciamo, non ha avuto la fortuna di fare tantissime gare. Come sapete, ormai con il World Tour è molto difficile essere partecipare a gare importanti come quelle che facciamo noi da calendario. Sono sicura però con la grinta, la determinazione e soprattutto con umiltà, che è quella la cosa più importante, possa fare tanta strada. Senti Marta, prima abbiamo visto le immagini del Mondiale Donne di Elisa Balsamo, te insomma, diciamo, sei stata il playmaker? La regista, la regista. Diciamo che, come vi ho già anticipato, è stato un mix di ingredienti importanti questa vittoria, perché avevamo tante carte da giocarci, avevamo un'Elisa Longoborghini che era in ottima forma, anch'io insomma stavo abbastanza bene, venivo da due vittorie prima di quella gara lì, e poi c'era Elisa Balsamo che appunto ha rischiato di perdere il mondiale per vincerlo, nel senso che è stata coperta tutta la gara, non si è mossa mai, ma soltanto nell'occasione principale, che è quella che poi gli ha fatto gli ha dato la stoccata finale. Sicuramente è importante tutto in questo momento nel ciclismo femminile mettere in atto, e l'esperienza è una di quelle che a volte ti può far perdere, ma a volte ti può far vincere una gara. Ciclismo femminile, scusami. Sì, vai Riccardo, vai. Ciclismo femminile che è cambiato in una maniera pazzesca. Io prima ero ammentato Stoccarda, io c'ero, ero insomma, anch'io ero alle prime armi, perché erano le mie prime telecronache, e insomma lì ci andò anche abbastanza bene, perché si vinse con te e poi anche con Paolo Bettini. Ma il ciclismo trovo che sia cambiato completamente, c'è un aumento, come effettivamente anche sui maschi. Il ciclismo femminile è diventato difficilissimo, performante al 100% e tatticamente anche molto somigliante. Noi l'abbiamo, insomma, finché ho fatto le telecronache femminili l'ho sempre sostenuto, poi vabbè, ora ci sono persone più esperte di me a fare il femminile, però ho visto che effettivamente c'è stato un cambio proprio totale. Tu l'hai vissuto questo cambio in modo positivo, perché i risultati sono sempre venuti, e poi quest'anno per me hai fatto una stagione fantastica, devo dire, perché anche a Roubaix con quelle strade lì, ragazzi, se non sai andare in bicicletta, io non penso, né io né Giuliani e soprattutto Rabottini, su quelle pietre viscide non saremmo stati capaci di fare un metro. Allora io vai. Ne ho fatte due di Roubaix. Vabbè, sì, te vincevi il mountain bike, lo so, ma no, la stoccata era per Rabottini. Sì. Allora, abbiamo fatto. Sì, si è ritirato al secondo settore. Al primo settore. Marta, scusa, ti faccio rispondere. Dicevo, allora, sì, come diceva il Magro, è un ciclismo femminile che si sta portando ad alti livelli, e diciamo che io l'ho vissuto abbastanza bene il cambiamento. Il buon direttore Giuliani mi può insegnare che non è il ciclismo di allora, non è il ciclismo dove non ti puoi permettere più di scherzare, di giocare, di mangiare un picco di pane in più, è un ciclismo dove anche il nostro è diventato un po' esasperato. E non è più il ciclismo che piace a me, perché comunque io vengo da un'altra era, perché appunto era un po' un ciclismo in famiglia, questo non è più il ciclismo in famiglia, si scherza molto poco e a tavola si sta senza telefoni, un po' come andare in una fabbrica o a scuola, però diciamo che è anche vero che poi se c'è un po' di esperienza, un po' di capacità di vivere, qualche risata eccetera, insomma passa tutto, quindi è per questo che dicevo, appunto, un altro anno lo faccio volentieri, forse due sono troppi per me, perché poi comunque c'è bisogno anche di farlo a livelli dove devi essere anche libero con la testa. Io comunque adesso comincio ad avere anche, cioè, una famiglia, una bambina che ha 7 anni, quindi insomma anche bisogno del mio supporto, e poi ho anche per fortuna idee future, quindi comunque credo che un altro anno vada bene, però due cominciano a essere troppi. Marta, ascolta, ritornando un attimo sul tuo
ottimo quinto posto alla Parigi-Roubaix. Dopo la Parigi-Roubaix al femminile abbiamo letto un po' di critiche su questa manifestazione. Qualcuno dice che è una gara troppo massacrante per il pubblico femminile. Tu che l'hai fatta questa corsa, secondo te si può ripetere tranquillamente l'evento al femminile della Roubaix? Allora, sicuramente alle condizioni del maschile non si può ripetere una Roubaix per il femminile. Soltanto nella nostra gara ci sono state, credo, una decina di cadute dove su 8 ragazze sono andate in ospedale. Chi con clavicola rotta, chi con contusioni in testa, chi come la nostra Guazzini, la giovane, si è rotta la caviglia. Insomma, è una gara molto impegnativa. L'unica paura si può fare. Come avete visto, l'ordine d'arrivo, le prime 10 erano tutte ragazze di esperienza che avevano tanti anni sulle spalle, e di giovani ce n'erano ben poche. L'unica cosa di cui ho paura per il prossimo anno è che la Roubaix si ripeterà in un periodo molto importante, che è quello che va proprio nelle classiche. Lì, se cadi, purtroppo non ti perdona, perché comunque sarai fermo tanto tempo e rovini una stagione, purtroppo. Se cadi lì anche in modo stupido, come è successo alla Van Dijk, ha battuto la testa e ha dovuto, diciamo, poi saltare tutto il finale di stagione. Ok, era finale di stagione, le mancavano poche gare, però se ci fosse stata una gara importante l'avrebbe comunque saltata. E lei è caduta proprio in maniera molto tranquilla rispetto a tutte le altre, però ha battuto fortemente la testa e purtroppo non le ha permesso poi di finire come voleva comunque la stagione. Questa è una cosa che mi preoccupa un po' per il prossimo anno. Poi abbiamo anche il Tour de France, che sarà una manifestazione importante, per cui dobbiamo un po' decidere cosa fare. Ecco. Un'ultima domanda da parte di Pasquale Di Roberto per Marta. Complimenti Marta per la stagione corrente. Ti volevo fare una domanda, visto che sei decana della maglia azzurra. Come mai vogliono far cadere la testa di Salvoldi? Sai qualcosa? Oppure dentro la nazionale femminile c'è qualcosa che non va rispetto a quello che noi guardiamo da fuori, ecco? Allora, per quanto mi riguarda, io non ho nulla contro Dino. Io sono tantissimi anni che lavoro con lui, e avevo 19 anni quando abbiamo vinto il mondiale insieme, quindi ci sono state delle piccole incomprensioni, ma poi con maturità sono, diciamo, state risolte. E mi dispiace che le è stato tolto proprio tutto. Io pensavo che ci fosse un po' una rinascita nel femminile, come loro dicevano, quindi avevo intuito questo cambiamento, ma non pensavo fino a questo punto, e questo mi dispiace molto, perché poi le vittorie parlano, quindi comunque di medaglie ne ha tante. Mi resta difficile pensare una nazionale femminile totalmente senza di lui. Non so che dinamiche ci sono dietro, non so magari il settore pista se aveva qualche problema lì, ma io purtroppo poi, diciamo che la nazionale la vivo comunque poco, perché ci vediamo agli europei, ai mondiali, quindi non facciamo tantissimi ritiri o raduni, e per questo non ho proprio, diciamo, delle informazioni certe su queste scelte. Sicuramente ci sono delle dinamiche che magari non sappiamo, o magari nel seguito poi scopriremo, ma per ora non posso aiutarvi in questo. Grazie Marta per essere stata con noi. Oh, a proposito, lì c'è anche la metà, visto che prima Riccardo ha parlato di matrimonio, è lì nei dintorni? No. Ah, non è, no, è scappato. Volevamo salutare. Vabbè, salutacelo te. Te lo saluto io. Grazie. Vi volevo dare una notizia. Ah, qual è? Oro per la Paternoster. Sì. Ah, meno male. Nell'eliminazione. Dai, sono contenta. Benissimo. Questo momento, in diretta. Bene. Benissimo. Grazie Marta per essere stata con noi. Ciao Magro, grazie a tutti. Ciao. Ci vediamo, grazie. Grazie. Ciao. Viva gli sposi. Rientriamo devo andare in pubblicità con 8 minuti di ritardo. Maurizio, non ti preoccupare, stiamo facendo le prove per la prossima stagione, quando le ore saranno 2 e te sarai con noi tutte e 2 le ore. Andiamo in pubblicità. Venticinque anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale, per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa.
mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Sapete cosa caratterizza la CAMS Stampi? L'alta professionalità, la ricerca dell'eccellenza e il personale altamente qualificato. I nostri partner, conosciuti in tutto il mondo, che ci affidano i loro lavori. Il nostro team è sempre pronto a dare il meglio. CAMS. Progettiamo e realizziamo per i leader di settore. Seconda parte di Velo per questa sera. Abbiamo parlato un po', ovviamente a grandissime linee, ma ci vorrebbe una puntata di 10 ore per fare il riassunto della stagione. Però a Pasquale volevo chiedere invece com'è stato il 2021 del ciclismo abruzzese, proprio il movimento di base. Come ne veniamo fuori, Pasquale? Ma diciamo che come tutte le altre categorie, il settore giovanile ha sofferto dell'anno scorso, l'anno del Covid, che purtroppo un po' ha bloccato tutte le varie categorie e manifestazioni incluse.
Siamo partiti quest'anno, io quest'anno col pedale Teate, che è una squadra che parte dalla scuola di ciclismo fino alla categoria allievi. Pertanto noi ci siamo, io mi sono dedicato alla categoria allievi, quindi con manifestazioni a livello locale e regionale abbiamo partecipato a 5 manifestazioni, iniziando da Ancarano fino a concludere a Fossa Cesia col trofeo Fantini. Diciamo che sul grosso modo su quello che era qualche anno fa sono mancate alcune manifestazioni molto importanti a livello regionale, come la San Silvestro Rocca Caramanico e la Pescara Castiglione, che sono delle classiche che in Abruzzo riportavano anche squadre extraregionali e pertanto erano un po' l'Abruzzo del ciclismo categoria allievi, era il fiore all'occhiello. Ma soprattutto Pasquale, secondo me, perché c'è stata anche più difficoltà. Certamente, come le nuove regole a livello organizzativo sono molto più severe rispetto al passato. Sì, diciamo che come hai detto tu, Luciano, ci sono delle restrizioni che purtroppo dividono un po' sia i genitori a seguire i ragazzini e la stessa cosa anche noi società, che siamo comunque filtrati per poter accedere allo starter, quartiere Ammiraglie e via dicendo. Quindi purtroppo a livello organizzazione, anche per chi ci dà una mano a organizzare queste gare, c'è questa un po' di tubanza per organizzare e mettere i filtri, i controlli all'arrivo, più delle altre volte. Pertanto le difficoltà ci sono, questo purtroppo è da marcare, purtroppo posso comprendere che le società organizzatrici hanno difficoltà molto 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 elevate, ecco, questo è... E per quanto riguarda il settore pista, anche qui è mancato qualcosa rispetto al passato o pensi che si possa fare anche meglio nel prossimo diciamo futuro? Che a livello pista il Comitato Regionale Abruzzo ha organizzato soltanto il Campionato Regionale e questo un po' dovremmo un po' rivedere un po' questa cosa, perché neanche a livello regionale c'è stato questo incontro con le società per poter far sì a organizzare più manifestazioni, perché parliamoci chiaro, al velodromo è un luogo già chiuso in sé per sé, quando mettiamo tutte le restrizioni abbiamo quelle persone e quegli organizzatori, quei ragazzi che girano lì. Quindi era molto più facile organizzare manifestazioni di questo genere qui. Ci siamo soltanto accontentati della unica manifestazione del campionato regionale. E noi come società ci siamo anche spostati fuori regione, le Marche, ad Ascoli Piceno. Purtroppo il velodromo di Ascoli adesso sta in ristrutturazione, pertanto per 2 anni dovremmo far meno anche di questo impianto. A Vezzano sono iniziati i lavori per la risistemazione e il tappetino, come parlava Taccone. Quindi Lanciano, c'è sempre questa problematica col calcio. Quindi le difficoltà ci sono anche su questi aspetti qua, che purtroppo penalizzano moltissimo la categoria giovanile. Una cosa che è mancato molto secondo me è l'attività dei giovanissimi. Questo è mancato molto rispetto al passato, perché l'Abruzzo io ritenevo che fosse una delle regioni più in ottima salute per quanto riguarda le attività dei giovanissimi. Anche lì c'è stato, certo, un piccolo vuoto. Certo, purtroppo anche lì abbiamo un calo di tesseramento. Purtroppo anche il problema di far allenare i ragazzini è sempre stato, non credo che soltanto questa sera se ne parli. Negli anni passati tutte le società che hanno avuto le categorie giovanissimi
hanno sempre denunciato questa pecca, che purtroppo mancano tratti di viabilità chiusa, mancano spazi verdi per poter fare abilità motorie, abilità di fuoristrada e tutto qua. La troppa burocrazia che purtroppo non facilita l'attività giovanissima, pertanto siamo sempre costretti ad avere piccoli spazi nei centri abitati, nelle periferie, e questo comporta anche delle problematiche sicuramente a livello di organizzazione, problemi per genitori e tutto quanto quello che porta con sé. Certo, è stato fortunato Pasquale Di Roberto, perché tante delle cose che stava dicendo le ha ascoltate. Gli diamo la buona serata e il ringraziamento davvero per essere in nostra compagnia al presidente federale Cordiano Dagnoni. Buonasera presidente. Buonasera, buonasera a tutti voi, scusate. Buonasera. Se sono arrivato tardi, ma... No, no. Oh, che serata, presidente! Serata magica, davvero. Io spero che questo 2021 non finisca mai. Cioè, un po' perché ci ha portato forse fuori dal tunnel, e un po' perché a livello di ciclismo su strada e soprattutto su pista veramente ci ha regalato grandissime soddisfazioni. Che voto diamo alla stagione dell'Italia 2021? 10? Sì, io gli metterei anche la lode, perché abbiamo superato il record di medaglie di sempre, siamo a quota 88 con le due medaglie, anzi no, 89, eravamo 86, stasera ne abbiamo prese ben 3, 2 d'oro e 1 d'argento, sì. Per cui direi veramente siamo, non dobbiamo essere soddisfatti, ma non solo come federazione ciclistica, ma proprio come sportivi, perché credo che il ciclismo abbia regalato grandi emozioni veramente. Ecco, ma presidente, ma stiamo diventando, probabilmente qualche stagione fa neanche l'avremmo immaginato, una nazione di pistard? Io ho sempre detto che bisogna partire dagli impianti. Noi da quando abbiamo avuto Montichiari abbiamo iniziato una crescita graduale che ci ha portato a vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Rio con Viviani, e poi quest'anno veramente siamo riusciti a fare la differenza. Abbiamo un impianto solo, è un peccato. Io auspico che con questi successi a livello proprio governativo, anche delle amministrazioni locali, ci possa essere un interesse a creare qualche velodromo in più, quei velodromi coperti che possono garantire l'attività 365 giorni l'anno. Sentivo queste ultime battute che si parlava di Avezzano. Io Avezzano è un velodromo che conosco, già avevo fatto i campionati militari quando facevo servizio militare nel 1984, insomma sono passati un po' di anni, però ben vengano anche questi velodromi all'aperto, ma sappiamo che quando c'è brutto tempo, quando c'è la stagione invernale, non sono utilizzabili. Pertanto il mio sogno è poter avere almeno ancora un paio di velodromi coperti a nord Italia, uno al centro e uno a sud, perché così rappresentiamo davvero quella che è l'esigenza del ciclismo, perché abbiamo visto che poi la multidisciplinarietà paga, nel senso che vediamo che quei corridori che vanno forte su pista poi vanno forte anche su strada, di conseguenza non fa male fare la doppia attività. Giro di domande per il presidente, partiamo da te Luciano. Innanzitutto presidente ti ringrazio, perché ti ho corteggiato molto, perché sapevo che oggi potevamo vivere una giornata importante per il nostro movimento con questi bei successi che sono arrivati dalla pista. Partiamo un po' dalle problematiche pure di questo movimento, che dovrebbero essere risolte da qui in avanti. So che in questi giorni le querelle dei commissari tecnici hanno preso le prime pagine dei giornali, però obiettivamente poi al ciclismo di base interessa relativamente il vertice. Cosa serve? Serve la base. Sulla base naturalmente ne parlavo con dei tecnici regionali, c'è un po' di difficoltà magari in questa stagione, specialmente in un territorio come quello abruzzese, sono mancate un po' di manifestazioni, sono mancati tesserati, le attività dei giovanissimi fanno un po' fatica in questo periodo. Tra l'altro l'Abruzzo è sempre stata una regione a livello di attività di giovanissimi veramente in ottima salute.
In generale questo movimento io ritengo che già dalla prossima, dal prossimo Consiglio federale prenderete anche delle idee nuove per il movimento. Quale potrebbe essere per risolvere questi piccoli problemi che oggi soprattutto c'è nella base? Noi l'anno scorso facevamo una delle ultime puntate di questo progetto televisivo e veramente i problemi erano al vertice e non alla base. Invece si è capovolto tutto in una stagione, cioè al vertice oggi ci danno le garanzie con manifestazioni di vertice, le vittorie, l'ottima salute mi sembra di questo movimento, però obiettivamente in questo momento è la base che fatica. Che tipo di progetto da qui in avanti questa nuova federazione porterà avanti per risolvere magari questi piccoli problemi che abbiamo alla base? Come sapete, il mio motto è sempre stato delega tutto tranne il controllo, no? Per cui nell'ultimo Consiglio federale che abbiamo fatto in Val di Sole avevo stimolato i presidenti regionali che avevano preso parte a questo incontro per proporre progetti, proporre nuove idee, perché l'Italia è lunga, l'Italia è diversa e di conseguenza noi come Consiglio federale ci siamo resi disponibili a finanziare progetti dedicati allo sviluppo, alla promozione dell'attività e alla crescita dell'attività. Ovviamente non è per toglierci delle responsabilità, ma è proprio per sensibilizzare chi è sul posto, chi è in loco, fare in modo che possano proporre progetti che noi con un contributo straordinario possiamo sostenere. Ovviamente progetti che devono essere valutati, devono essere condivisi, devono essere accettati, confermati. E poi, per cui io mi aspetto davvero che da tutti gli enti territoriali, tutti i comitati provinciali che faranno poi riferimento ai comitati regionali, ci arriverà qualcosa di concreto proprio per aiutare l'attività di base, perché sono convinto che come la pandemia ha aiutato lo sviluppo dell'uso della bicicletta, perché ormai tutti vedono questo mezzo non solo come un mezzo di mobilità sostenibile ed ecologico, ma proprio anche come un strumento di benessere e di libertà, anche i figli magari di quelli che sono approcciati alla bicicletta, vedendo questi campioni che vincono, si possono appassionare a un ciclismo agonistico e diventare i campioni del futuro. Pertanto io confido in quello che può essere un contributo importante da parte dei comitati regionali e provinciali. Domanda da parte di Stefano Giuliani. Peraltro Stefano, mentre rispondeva il Presidente, è arrivato un messaggio che ti riguardava: riaprire il bike park di Giuliani. Adesso non so se la tua domanda era inerente a questo oppure era di altro tipo, io te l'avevo solo segnalato. Vabbè, ma noi ci conosciamo perché un po' si ritorna al passato, pista, ciclocross, poi la mountain bike, quindi siccome ho sentito di interventi straordinari, a me piacerebbe, potrei essere il capofila per un velodromo a Pescara, magari coperto, se si decidesse di farlo al centro Italia, penso che Pescara potrebbe essere la sede ideale, anche perché io oramai sono vecchiarello, farei il guardiano. Guardiano del cantiere, no, quello pista, che si mette lì con pista. Le braccia dietro la schiena. Poi, Presidente, Stefano Giuliani è stato direttore sportivo del tecnico più alla moda che abbiamo, Marco Villa, che ha veramente fatto resuscitare il movimento della pista. Ma io Stefano lo conosco, da quando era corridore, aveva vinto anche una gara dietro motori all'autodromo di Monza in coppia con mio papà, per cui ci conosciamo da lunga data. Ma volevo dirti Stefano che noi sosteniamo tutte quelle attività promozionali che possono
aiutare l'avviamento al ciclismo o lo sviluppo del ciclismo, ma per quello che riguarda l'impiantistica invece bisogna appoggiarsi a contributi governativi di sport e salute, o adesso c'è una sport e periferia. Ti faccio solo l'esempio, la pista di Crema, che tu magari conoscerai, hai già visto qualche volta, che appunto dove Marco Villa è cresciuto, era abbandonata oramai, e con sport e periferia sono riuscito a ottenere un contributo di 1.832.000 euro, col quale hanno appena iniziato i lavori di restauro, e credo che per la primavera prossima potremo avere la pista di Crema ancora fruibile. Per un impianto nuovo si possono mettere insieme diversi contributi, che sono quelli regionali, quelli di sport e salute, e poi magari l'ultimo pezzettino c'è anche il credito sportivo, che fa quei finanziamenti a tasso zero che si possono ripagare anche in 20 anni, per cui è un discorso un po' diverso, per il quale noi possiamo dare un sostegno per tutta quella che è la parte burocratica eccetera, ma la federazione non ha così tanti soldi per sostenere la politica. Oh, Presidente, prima di farle fare la domanda da parte di Riccardo, le giro un messaggio che è arrivato poco fa da casa. Le chiedono quando riparte il velodromo di Treviso. Quando ripartono i lavori, perché purtroppo sappiamo le vicissitudini, si sono fermati i lavori, avrebbe dovuto essere pronto e fruibile per la primavera del 2019, per fare un anno intero di preparazione per le Olimpiadi del 2020, che avrebbero dovuto essere nel 2020 a Tokyo, e purtroppo è fallita l'impresa e c'è lì come si può dire, abbandono di cemento e cemento armato. E purtroppo noi ci stiamo mettendo tutto il possibile, ma a livello governativo devono nominare un commissario straordinario, perché quella è la strada più veloce per farlo ripartire. Noi più che sollecitare non possiamo fare, perché la palla è nel campo dei politici. Siamo in contatto frequente e assiduo con la regione Veneto, però ecco, noi col comune, il comune abbiamo un ottimo rapporto e ci tiene fortemente che i lavori possano ripartire in fretta, ma noi non abbiamo molto potere in questa situazione. Riccardo. Ciao Cordiano. Cosa ti devo dire? Mi sembri il jolly della situazione, da quando sei entrato, ti sei insediato te, qui è tutta una pioggia di medaglie, quindi grazie. Questo credo che sia anche un po' un viatico per spingerti ancora a fare le cose migliori che saranno sicuramente nella tua testa. Io so che hai a cuore il ciclismo, quindi io sono tranquillo e ti lascio lavorare, non ti faccio domande, perché non penso, l'unico piccolo accenno lo vorrei fare, visto e considerato che la multidisciplinarietà, si parla sempre di ciclocross e di pista, perché i modelli che sono in voga, vedi Van der Poel, Pidcock, sono quelli che trascinano un po' anche quel movimento lì. Noi abbiamo un Ganna che trascina, senza nulla togliere agli altri ragazzi, la pista e la cronometro, però ci manca secondo me un pochino di movimentazione nel mondo della mountain bike e anche nel ciclocross. Anche se nel ciclocross insomma c'è un discreto movimento di gare, grazie a Scotti, che comunque si dà un grande affare. Il mountain bike non so perché non ci dà quelle soddisfazioni che siamo ormai, ci avete abituato bene sulle altre discipline. Ecco, c'è qualcosa da fare secondo te? Cosa state facendo per far crescere questo movimento? Sì, è toccato un tasto importante, perché ormai, l'ho detto più di una volta, il 56% dei nostri tesserati agonisti arrivano dalla mountain bike.
Però c'è un problema per la continuità, nel senso che siccome in quella specialità non esiste il professionismo, di conseguenza è difficile convincere degli atleti a continuare a fare il dilettante a vita, tra virgolette. Io proprio settimana scorsa mi sono incontrato con uno dei vertici dei corpi militari, ma in programma c'è l'incontro anche con tutti i corpi militari, proprio per sensibilizzarli a investire in quel settore, perché come ai nostri tempi, oserei dire, se ti ricordi, c'era la forestale, certo. Per cui c'erano tanti atleti che anche correvano fino a 30 anni perché comunque poi sapevano di avere un posto di lavoro. Adesso ci sono le fiamme oro, ci sono le fiamme azzurre, c'è l'esercito, però nessuno di questi ha mai investito nella mountain bike. Invece è un settore che abbiamo visto anche le aziende. Io ho visto nei mondiali in Val di Sole, c'era un investimento veramente importante da parte delle più grosse aziende, perché è un settore che produce business, fa girare l'economia. Per cui è un peccato non avere anche dei corridori di livello. Noi stiamo lavorando con questo sistema, cercando di far entrare i corpi militari per convincere un po' questi atleti di livello a continuare, andare avanti, cercare di darci qualche successo. E poi, come hai detto tu, arrivano a diventare magari di buon livello nella mountain bike e scoprono anche che vanno forte su strada. Però bisogna dargli la possibilità di continuare a insistere, ad emergere in quel settore. Presidente, prima di salutarla, una battuta con Luciano e poi magari chiudo io con una cosa rapidissima. Luciano? Sì, Presidente, ti faccio i complimenti perché è uno dei tuoi punti, del tuo programma e di tutta la vostra squadra dirigenziale è stata la comunicazione a questo sport. Ti faccio i complimenti perché ogni qualvolta ti ho disturbato tu hai risposto sempre presente, perché sai quanto è importante portare avanti un progetto televisivo come lo faccio io oramai da anni, perché in questo progetto televisivo non abbiamo parlato solo di aspetto agonistico, sì abbiamo a volte parlato dell'evento che aveva preceduto le puntate, però abbiamo cercato di allargare sempre di più il contesto del ciclismo, nel senso abbiamo parlato delle biciclette, delle strade parco, delle problematiche che ci sono in questo momento per far allenare i ragazzi. Quindi io vi consiglio sempre di dare molta attenzione a questi progetti televisivi, perché voi dirigenti ci potete dare una mano a trasmettere tutte queste passioni che abbiamo dentro. Quindi buon lavoro, ma sulla comunicazione continuate a lavorare in questa direzione. No, io ringrazio te Luciano perché mi dai questa opportunità, perché normalmente si parla solo delle gare e invece io ogni tanto, ovviamente le critiche ci sono sempre e qualcuno però dice che non abbiamo fatto niente fino ad ora. È ovvio che quello che si vede magari è il cambio dei tecnici, perché questo è l'occhio, tutti possono vederlo, ma veramente abbiamo lavorato tanto, tanto, tanto per tutte quelle che sono quelle attività che tu hai citato, che non sono così visibili all'occhio di tutti, ma che servono proprio per muovere questa macchina federale che io ho sempre detto essere un'azienda, e come azienda insomma, bisogna dare il giusto impulso. Io ho sempre usato un esempio che ho trovato una macchina ferma, in moto, accesa ma ferma, adesso abbiamo messo la prima, per cui con la prima c'è tanto sforzo e poca velocità, man mano metteremo la seconda e poi auspico di riuscire a mettere la quinta o la sesta prima della fine del mandato, perché tutto possa filare nel migliore dei modi. Presidente, l'ultimissima da parte mia, visto che lei in apertura ha parlato di un 2021 che spera che non finisca mai, e neanche noi a dire la verità, ci va un po', posso chiederle un podio dei momenti che vorrebbe rivivere, o se non li vuole mettere proprio in fila, qual è il momento più emozionante di questa stagione? Ma ovvio che le Olimpiadi di Tokyo sono state qualcosa di impressionante e credo che Tutti abbiate gioito insieme a noi che eravamo là. Adesso, mentre ero in trasmissione, mi stava chiamando Giovanni Malagò, ho rifiutato la chiamata, ma poi lo richiamerò perché anche lui è molto sensibile ai nostri successi
e vorrà sicuramente condividere i successi di questa sera. Però anche in Belgio abbiamo avuto belle soddisfazioni, lo sapete, no? questi bei successi su strada, la Balsamo che vince con le donne. Io aver riportato la Roubaix dopo 22 anni. La Roubaix, infatti, sono stato sabato scorso, ero con Colbrelli e mi diceva: ormai l'europeo non se lo ricorda più nessuno perché io sono diventato l'uomo della Roubaix. Sono forti emozioni. Io ho fatto, adesso non sono a Roubaix in pista perché devo dedicarmi a altri aspetti del mio ruolo, per cui sono a fare pubbliche relazioni e cercare nuovi partner per le future stagioni, però a non essere là ho sofferto da una parte, ma ho gioito davanti a uno schermo, perché anche i successi di oggi, aggiunti a quelli di ieri di Martina Fidanza, credo che, insomma, per uno che ha fatto un corridore come siamo noi, come Luciano, come Riccardo, come Stefano, resta sempre quell'anima dentro che ti fa salire le pulsazioni. Io nel finale dell'eliminazione, se mi contavano i battiti, forse, cioè sicuramente ero fuori soglia, però fa parte un po' di quell'ingrediente che si chiama passione, che tutti abbiamo. Fa parte dell'allenamento stando seduti, Presidente. Esatto. Grazie, Presidente, per essere stato con noi in questa ultima puntata di questo progetto televisivo. Grazie. Grazie a voi, complimenti. Buona serata e complimenti alla Grazie. Nazionale italiana e ovviamente al Presidente della Federciclismo. Insomma, ha detto, questa è una macchina che era accesa, adesso abbiamo messo la prima, speriamo che arrivi anche a mettere la quinta. Io dovrei andare in pubblicità, ci andiamo per l'ultima volta? Dai, anticipiamo un po', così poi facciamo l'ultima parte un po' più lunga. Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco con l'ultima parte di Velo 2021. . 25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.
Liquor. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Ultima parte di Velo per questa sera e per questa stagione, ultimi 20 minuti insieme. Leggiamo un messaggio, poi vediamo la seconda parte di come è andato quest'anno. È un messaggio un po' lungo. Sul pavé ci sarà una tappa del prossimo tour. Non c'è il rischio in caso di pioggia di un cambio di percorso? È rischioso per chi fa classifica. È molto lungo, quindi l'abbiamo dovuto suddividere in più tranche. Poi sull'Abruzzo, perché non c'è più il Giro d'Abruzzo, e peraltro abbiamo avuto Umberto qualche settimana fa proprio lì al posto di Stefano, sia professionisti che amatori. Sul velodromo Fattori dell'Aquila, qual è la situazione? Io sinceramente non lo so, ti dico la verità. Grazie per la compagnia in questi mesi, ci vediamo l'anno prossimo per le classiche del Nord. Grazie, grazie, grazie davvero. Fabio, affezionato da Termoli, e ne approfitto anche per salutare tutti quelli che ci seguono dal Molise, che sono tantissimi. Luciano? Per quanto riguarda la prossima edizione del Tour, effettivamente il telespettatore c'ha ragione, perché ci sarà una tappa sul pavé. Però voglio anche ricordare al telespettatore che nel Tour di Vincenzo Nibali sfruttò alla grande questa grande tappa, quindi chi vuole vincere l'edizione del prossimo Tour de France deve fare molta attenzione, deve investire molto su questa tappa, investire con gli uomini giusti, nella squadra, con i materiali giusti, quindi io ritengo che è molto affascinante una tappa al Tour de France con il pavé, perché poi la storia delle grandi classiche del pavé sono tutte in Francia e in Belgio, quindi ritengo che sia una cosa interessante. Per quanto riguarda il Giro d'Abruzzo, purtroppo il grande Umberto Di Giuseppe, che era l'organizzatore, si è tirato indietro, perché obiettivamente non ha avuto la forza delle classi politiche che seguissero il progetto di Umberto. Probabilmente se Umberto avesse continuato, io vedo che la classe politica sta dando molta attenzione alle manifestazioni come il Giro d'Italia, certo. Ci sono degli investimenti seri, sappiamo pure che in questi giorni stanno uscendo le prime indiscrezioni sulla prossima edizione del Giro d'Italia, dove partirà
dalla Bulgaria, sì, c'è un ritorno su questa partenza perché dovevano partire nel 2020, è stata rimandata e quindi partiranno nella prossima stagione. Addirittura per quanto riguarda le tappe abruzzesi, sembra che ci possa essere un arrivo sulla Maiella, mi sembra, e ci potrebbe essere una ripartenza da Pescara. Quindi c'è un grande fermento anche sul Giro d'Italia e penso che di essere stato abbastanza chiaro col telespettatore. No, credo che chiedeva lumi sul velodromo Fattori. Sì. Allora, attualmente il velodromo Fattori è chiuso, nel senso che la federazione non ha questo centro di avviamento aperto, pertanto ricade tutto sull'amministrazione locale se farlo risistemare o meno, quindi probabilmente ci sono questi ostacoli che purtroppo la federazione al momento lascia un po' sospeso. Bisogna comunque avere dei contatti per poter almeno sistemarla, per poter far sì che magari anche per partire iniziando lì anche con i giovanissimi, che magari potrebbe essere un buon progetto. Chiaramente per le competizioni adesso quelle lunghezze di velo non sono più omogenee, non hanno più quel successo e non sono neanche più conformi al regolamento olimpico. Quindi purtroppo l'Aquila, abbiamo purtroppo tre velodromi in Abruzzo, che forse è una delle regioni in centro Italia che possiede questa fortuna di avere tre impianti di questo genere. Inadeguati però. Inadeguati purtroppo alle caratteristiche olimpiche, e quest'anno un solo velodromo, soltanto quello di Lanciano, perché come diceva anche il presidente Dagnoni, che Avezzano è in fase di ristrutturazione, i lavori dovrebbero terminare per novembre, ma non credo che finiranno per novembre. Chiarissimo Pasquale, grazie. Ci vediamo la seconda parte del meglio di? Dai, seconda parte Maurizio. Ganna sta facendo il Monaco, vabbè, e lo sappiamo, lasciamolo stare là. Stasera in mezzo alla neve. Sì. Io potevo venderti la gara, ma la verità è che... Anch'io, direttore. La verità è una bugia, perché chi sa di ciclismo sa che io non potevo manco vendere una gara. Perché chi se la comprava da noi? Abbiamo capito perché ha vinto Carapaz. Perché si chiama Richard? Come? Riccardo Magrini, ciao Riccardo! Ti è piaciuta quella citazione? Bellissima. Buonasera a tutti, stasera non mi farete arrabbiare, perché ho già ben capito che l'andazzo è sull'arrabbiamento, ma non mi farete arrabbiare. E salutiamo da, non so, San Francisco? Credo, siamo dai pressi della California. Giuseppe Lazzoni. No, sono qui a Pescara, ai colli di Pescara. Molto più prosaicamente. Fermo che torna in regia Maurizio Daqui, che saluta e che ringrazio dopo due settimane di vacanza. A te invece ci vai a ore, ad horas. Sì, da domani, settimana. Una settimana per riposo. Questa sera ci parlerà invece solo di sport invernali, per chi non lo sapesse, perché come vedete è assolutamente in una baita di montagne, sperduto in Groenlandia. Ma te sei tolto veramente? Sì, mi sono tolto perché avevo detto che se non mi avessero dato la spunta blu. Su Instagram, sì, io mi sarei tolto. Adesso come farà il ministro della salute Roberto Speranza? Il numero di telefono. Maurizio, mi fa vedere quella cosa lì, quell'accostamento per cortesia. E che dici? Te l'ho detto prima, ma lo sa anche Claudio, no? Stefano è mio padre. Io sono figlio unico. Stefano, Simone, vieni, c'è il dolce. Ecco. Te la do io. Arrivo.
Masha insegna a tutti, c'è una camicia sgargiante, bellissima, in tono alla trasmissione, perché stasera sarà una trasmissione, direi, di quelle, cioè proprio Amarcord. No, ma me l'hanno confermato, me l'ha confermato uno spagnolo, Edoardo Garcia, che mi ha scritto un messaggino e mi ha detto: no, hai ragione Riccardo, la V si pronuncia B, come vamos, no? Quando dicono vamos, 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 animo, vamos, si dice B, allora belle fiche. Avevamo l'ammiraglia, non c'era l'aria condizionata ancora. L'Opel Cadet. Opel Cadet. Ma l'hai fatto? Non era quella. Lo squalo di mettere. Era Station, l'Opel Cadet Station. Come ero andato con la Graziella, non volevo lasciare questo mezzo per il rischio che me lo portassero via. Un Francesco Moser così devastante in questa prova che... Se per fare il professionista deve andare forte così... Così io non potrò mai andare forte. Se ti mando con mediano di spinta io ci sono... Oh, cioè che numero saresti? Spinta così. Cioè, ah, cioè spinta fallo? Sì, spingo. Ah, spinta fallo, ok. No, ma stiamo ancora un po'. Direttore, io vorrei... Ma siete in lunga. Ma l'anzone non lo vedo mai, finalmente lo vedo. Io non so come fare, però devo chiudere. Vi ringrazio, è stata una serata bellissima. Però siete inospitali. Non più cortese come avevo detto pochi minuti fa. Grazie, veramente. Ma noi volevamo ricordare con Marino Amatori tutta la Milano-Roma. Tra Tafi, Magrini e Rabottini, chi avresti preso nella tua squadra? Tutte e tre. Risposta stranamente diplomatica. Maurizio, perdonami, perché sono le 22:48. Ti chiedo venia, ci vediamo tra una settimana con l'ultima puntata del 2021 di Velo. Buonanotte. E questo era il meglio di il premio della critica va al direttore Pier Augusto Staggi, che voleva fare tutta la Milano-Roma con Marino Amatori e non mi lasciava chiudere, peraltro Riccardo, facendoti scoprire dalle risate, perché tu sai poi che cosa mi tocca dopo la trasmissione. E guardalo, è entrato in extremis all'ultimo, agli ultimi 5 minuti. Andiamo in regia, eccolo qua, salutare. Maurizio, guarda poi cosa mi tocca sentire. Ecco, vedi? Certo. Vedi? Perché altrimenti poi giustamente prendo il cosiddetto cazziatone. Siamo davvero quasi in chiusura. Peraltro, nell'ultima clip, Maurizio, c'era Riccardo che diceva mi sono cancellato dai social, ma la notizia della serata, che non so neanche quanto recente sia, è un'altra. Me la fai vedere? Ma ha riattivato l'account su Instagram, quindi non è più social free. Proprio c'è un motivo. C'è una motivazione. C'è una motivazione. Perché praticamente l'altro giorno, vedi che c'ho anche io il coso, vedi? Il counter. Perché, per aiutarti. No, l'altro giorno parlavo con un amico che si è iscritto a Instagram da poco e ha 356.000, una roba del genere, una cosa pazzesca. E ho detto, ma scusami, ma come hai fatto? Perché in così breve tempo hai fatto proprio una plane. Io sono diverso tempo che ci sono, non tantissimo per dire la verità, però c'ho 26.000 follower. Lui praticamente c'ha, fa vedere, no, questo è finto, perché è finto. Vabbè, comunque è Fabio Caressa che mi ha detto: ma guarda, che tu non hai capito niente. Mi ha detto: il domani è proprio sui social. E quindi allora a quel punto, siccome voglio stare giovane e penso a domani, e penso a domani che sarò tristissimo perché il prossimo giovedì non sarò con voi. Allora mi consolerò con Twitter e Instagram. Perfetto. Riccardo, mentre te ci hai fatto vedere il counter, io ho notato una cosa.
Il mio fa le 22.39, puoi spostarti un attimo, ce lo fai rivedere? Fa le 22.36.41, quindi Maurizio andiamo con il counter di Riccardo. Quindi al mio cronometro mancano 9 minuti e non i 5-6 che andiamo con l'orario di Riccardo, con l'orario della Maremma, mi spiace, ma adesso io non posso fare nulla. Noi purtroppo... abbiamo il fuso orario qua, sì, di 4 minuti, perché insomma siete spostati, però... verso ovest, quindi come siamo, siamo, secondo me, guarda, ti dico la verità, secondo me siamo sullo stesso meridiano, sullo stesso, sulla longitudine, ora mi sto incartando sulla latitudine, sulla latitudine, sì, la longitudine, credo che devi spostarti, sì, un po' più ad ovest e in su, ma ti ricordi che ti avevo spiegato una volta, no, che Masciarelli e Rabottini ci redarguirono perché dissero: voi non capite niente, perché voi dite che noi siamo terroni, ma in realtà siamo uguali a voi, perché guarda qua. E allora prese la cartina geografica e fece vedere che Pescara è praticamente pari alla Toscana, alla bassa Toscana, sì. quindi non, è proprio preciso, quindi noi siamo tutti uguali. Siamo proprio terroni anche voi, sì, praticamente. Anche voi, anche voi, anche voi terroni. Oh, va bene, siccome Maurizio non mi permette di andare con il fuso orario della Maremma, purtroppo. Okay. No, dai. Diglielo te, guarda, in stanza con te. Dai, Maurizio. Maurizio. Ti faccio vedere. Abbiamo ancora un minuto e mezzo. No. No, niente. E allora devo velocizzare. Allora, prima della mia chiusura, ovviamente, Luciano, ti lascio i ringraziamenti per ringraziamenti. Meno male che chiudiamo qualche minuto prima. E ringraziamenti, ho preso degli appunti perché non volevo assolutamente dimenticare nessuno in questi ringraziamenti. Innanzitutto il pubblico da casa, che sicuramente è stato quello che ci ha dato grandissime soddisfazioni, ci ha stimolati a far sì che queste 35 puntate fossero di un interesse sempre al massimo. Poi voglio ringraziare gli sponsor che mi seguono addirittura da 25 anni, io ho delle sponsorizzazioni in questo progetto di aziende che hanno creduto in questo progetto e mi danno stimoli per continuare ad andare sempre avanti. Poi la proprietà di TV6, Quintino Pallante, che da alcune stagioni ha sposato questo progetto e ci dà la possibilità di poterlo portare avanti. Ai tecnici, operatori, giornalisti, ma soprattutto al nostro regista Maurizio Daqui, preciso, impeccabile come sempre, perché Maurizio veramente è una risorsa di questa televisione, ma soprattutto di questo programma. Ai dirigenti, atleti, organizzatori, politici che si sono avvicendati in queste 34 puntate di Velò. Un grandissimo grazie a te, Riccardo, per la tua competenza e ironia. Hai dato veramente qualità e noi soprattutto ti aspettiamo nel mese di novembre, perché tu ci hai detto che ci venivi giù a trovare in Terronia, quindi noi ti aspettiamo con grande entusiasmo. E un grazie a tutto BC Web, a Pier Augusto Stagi, che ogni settimana ci ha dato quella piccolo spazio pubblicitario da far sì che questo programma televisivo è cresciuto anche a livello nazionale e non solo in questo regionale. Infine a te, Jacopo, il miglior giornalista sportivo della regione. Non è la prima volta che te lo dico, ma oramai lo ripeto da parecchie stagioni, per la passione, la pazienza, la grande professionalità che ci hai messo in questa conduzione, anche perché tu sei un giornalista che viene dal mondo del calcio, quindi intraprendere questo mondo del ciclismo obiettivamente ritenevo che potesse essere molto complicato, però tu sei stato veramente bravo, competente e mi hai stimolato settimana per settimana. Preparato. Grazie. Molto preparato. Finisco con un grande grazie alla mia famiglia che mi dà la possibilità, mi è molto vicino nei miei progetti sia del lavoro che questo televisivo.
E soprattutto ci rivedremo a Natale. Ah, perché, ecco, io questo volevo sentire. Perché la puntata di Natale, quella dell'anno scorso, è stata una puntata molto interessante, speriamo di poterla rifare, sicuramente la rifaremo. E dopo a Riccardo sei convocato anche per la prossima stagione, quindi tieniti pronto, allenati molto in questo periodo invernale e speriamo di poter essere qui tutti a ripartire con una stagione come quella che abbiamo vissuto quest'anno, perché veramente quest'anno il ciclismo ci ha dato delle grandissime soddisfazioni, quindi un grazie a tutti. E sicuramente ripartiremo anche nella prossima. Grazie Luciano. Oh, siccome hai parlato di Natale, il 24 dicembre ne approfitto perché a proposito di ciclocross, Stefano ritorna all'appuntamento con il trofeo Abmol in Val Vibrata, grazie a Gabriele Di Francesco, che insomma è al tuo fianco da parecchio tempo, alla famiglia Ferriozzi. Si svolgerà dove? Ad Ancarano. Ad Ancarano, continua dunque. Questa che edizione è? Quarta. Quarta? Ok, facciamo che sia quarta, ci perdoneranno se non lo è, però siccome abbiamo parlato di multidisciplina, penso no, che... Noi abbiamo aperto con la gara Ancarano quest'anno. Cerchiamo... un po' dura però. Ma sempre per i permessi, per quello che dicevi, quindi... Lo so. Stiamo dando un contributo anche noi per i giovani, per creare, come si dice, interesse e soprattutto dare motivazione al futuro. Grazie Stefano. Maurizio mi mette in maniera sadica il counter, ma stasera Maurizio, guarda, non ci interessa minimamente, faccio chiudere Riccardo, poi ovviamente saluto io per i saluti finali. Riccardo! Quanto tempo ho? Mezz'ora? Sì, no, sì. No, niente, ringrazio, le parole di Luciano mi hanno commosso, lo sapete che sono un bischeraccio anche dal cuore tenero, e veramente mi sono trovato molto bene in questa famiglia, devo dire, perché ritrovare poi perlomeno tutte le settimane persone come voi, insomma, con Luciano abbiamo condiviso tante annate da corridori, nei ritiri. È un modo per star vicini e non ci siamo mai lasciati, si può dire, anche con Stefano, che mi ha dato la possibilità anche di fare il direttore sportivo un anno, e lui lo sa quanta stima ho per lui. Per Maurizio e per Jacopo, l'ho già detto prima, siete due professionisti eccezionali e quindi sono contento di questa conferma che mi ha dato il boss, quindi ci rivedremo l'anno prossimo, spero di rivederci anche per Natale, magari se necessario faccio gli auguri anch'io volentieri a tutti gli abruzzesi e tutti quelli che ci seguono in tutta Italia, devo dire in tutta Italia, Luciano, perché ho avuto dei riscontri anche nella lontana Lombardia, dai Longobardi, noi che siamo terroni, insomma, vedi che facciamo breccia anche fino agli Unni. Fino agli Unni, sì, anche in Svezia mi hanno detto, comunque vabbè, quella era una mia fidanzata di quei tempi ormai passati. Grazie mille, è stato veramente un piacere, buona serata, buon inverno, buon letargo e a presto. Qui intanto continuano ad arrivare i messaggi, Riccardo, per te, ti vogliono qui in Abruzzo, speriamo di averti. Io vengo, ora fisso, guarda, appena torno a casa in Lombardia, devo vedere perché ho un'agenda e l'ho lasciata a casa, sono qua in vacanza veramente, a parte il muro di Pantani che mi aspetta, il muro del Pirata che mi aspetta, ma insomma è quello di Pantani comunque, in ogni caso è la Tonina, fra le altre cose, e a novembre vengo a Pescara, ve lo prometto, sicuro, non so bene il giorno ma ve lo comunicheremo. Allora ci vediamo a novembre, Riccardo. Sarebbe arrivato il mio momento, ma stasera la faccio più breve del solito, perché insomma ci hai pensato te, Luciano, a ringraziare la proprietà, che d'altronde è la mia proprietà, nel senso che io faccio parte oramai di questa televisione da 16 anni e da 11, questa è la mia undicesima stagione, mai avrei creduto 11 anni fa, io pensavo di arrivare a 11 puntate, pensate un po', sono arrivato a oltre 350 trasmissioni, quindi mai avrei potuto immaginare una longevità tale, e quindi ringrazio veramente tutti, chi ci ha seguito da casa, gli ospiti, chi ci è stato a fianco anche sui social, chi ci ha seguito anche dalla
anche i Longobardi che citava Riccardo. Ringrazio veramente Maurizio in regia, che benché poi la fine delle trasmissioni e questa sarà tremenda, insomma il confronto sui tempi è sempre molto animato, però insomma è uno che oggi pomeriggio praticamente aveva il braccio listato a lutto per l'ultima puntata di Veloma. Non ti preoccupare Maurizio, torniamo a Natale, non avere timore. Grazie veramente a tutto il comparto tecnico giornalistico che si è dato da fare tantissimo per la realizzazione, al progetto grafico, Karim Finotti, Claudio Di Giacomo, che hanno sostituito Maurizio nei momenti di ferie, davvero grazie a Riccardo, io ti devo ringraziare perché per me seguire le telecronache in televisione, poter parlare con l'autore di quelle telecronache insieme a Luca Gregorio, per me personalmente è stato un onore pensare di potersi confrontare su quello che è successo nel pomeriggio di gara. Davvero è stato un piacere, oltre che, come detto, un onore per me e insomma te l'avevo già detto in separata sede, non de visu ma al telefono, e quindi è stato bellissimo poter condividere questo percorso insieme. Poi se io sono arrivato qui insomma dopo 11 anni lo devo a questo altro mischeraccio dal cuore tenero, come si è autodefinito Riccardo, lo devo a te Luciano, perché insomma sono 11 anni, ma sono 11 anni di trasmissioni, ma soprattutto 11 anni di rapporto umano davvero straordinario. Io ti devo ringraziare anche solo per questo. Insomma a te e alla tua famiglia, ci vediamo spesso anche al di fuori del giovedì durante la settimana, perché è anche una scusa per preparare la trasmissione, ma anche un motivo per stare insieme. Ma soprattutto ringrazio veramente queste quattro lettere che vedete qui, perché quelle di Velo, perché mi hanno aperto veramente un mondo che oramai è diventato il mio. Te dici che io vengo dal mondo del calcio, ma di fatto adesso posso dire, insomma senza tema di essere smentito, di far parte anche in maniera minuscola della famiglia del ciclismo. E poi soprattutto perché, e non a caso l'ho messa come tappeto sonoro della seconda parte, dell'ultimo contributo di questa sera, prendendo il titolo della canzone di Caparezza, questa è una cosa che mi ci fa stare bene, e quindi questa è la cosa più importante. Grazie a tutti, buonanotte, ci vediamo a Natale.